questa l'ha già fatta. Bisogna accendere l'impianto, ma... Allora, io circa un'ora e mezza fa sono venuto qui a parlarvi e vi ho detto, così come abbiamo fatto con la stampa, che avremmo dato informazioni, e a voi le ho date prima, solamente delle persone ricoverate in questo presidio ospedaliero, perché delle altre persone a noi giungono informazioni, ma che non sono confermate, e noi non vogliamo prendervi in giro. Vi leggo il comunicato che abbiamo dettato alla stampa, e vi faccio, e vedete che sono le stesse informazioni che voi avete ricevuto un'ora e mezza fa. Allo stato attuale, più precisamente alla corrente ora, sono arrivati presso il PO di Pescara tre pazienti, un uomo di 38 anni, una donna di 43 anni e un bambino di 7 anni, tutti apparentemente allo stesso nucleo familiare, tutti sono in buona salute. Dopo l'accoglienza e la stabilizzazione delle condizioni cliniche in pronto soccorso, sono stati avviati nell'unità di rianimazione, dalla quale dopo i monitoraggi e le terapie del caso saranno avviati ai reparti di degenza. Il posto avanzato di soccorso presso l'area di crisi di Farindola ci ha comunicato che sono in fase di recupero altri sopravvissuti, ma non abbiamo altre notizie, sono le stesse che avete voi e le stesse che vi ho detto prima. Un attimo la faccio parlare. La nostra struttura rimane in allerta per accettare eventuali altri pazienti. Il prossimo bollettino verrà dato domani alle 11. Dica, signora. Domani alle 11? Sì. Bambino di 7 anni. Sono i figli, il figlio e la moglie del paziente che è arrivato ieri, il cui nome è... Parete. Il papà si chiamava Parete ed è arrivato ieri e oggi è arrivata la moglie e un figlio. Allora, non so se c'è il segnale. No, non ci siamo. Quindi, noi non è che stiamo dando, voi sarete i primi ad avere le informazioni. Vi ho detto, noi possiamo dare a voi la certezza di informazioni delle persone che verranno ricoverate. Stanno arrivando, così sembra, altre persone. Appena, come vi ho detto, verranno stabilizzati. Questo l'abbiamo capito, mi scusi, sì. Però io infatti questo dico, è per questo che chiediamo al prefetto o al viceprefetto di intervenire. Cosa che ha fatto telefonicamente ed è stata allontanata la signora che stava in viva voce col viceprefetto e noi siamo... Ho riconosciuto la voce, qui chi era su con me ha riconosciuto la voce, no? E ci ha dato delle date confortanti. Quindi lei sicuramente ha fatto la conferenza stampa senza di noi. Adesso, dopo la stampa, ha detto ci sono altre persone che stanno... Aspetti. Io ho detto queste cose, le ho dette anche prima. Questo, abbiate pazienza, penso che mi avete ascoltato in 150 persone. Non ho detto cose differenti, eh? O no? Allora, perché non li abbiamo noi, signora, non ce li danno da fede da penne. No, sono ancora lì, signora, signora, non ce li danno. Signora, guardi, le persone che erano in albergo, appena vengono estratte, dopo un primo soccorso nel punto medico avanzato, vengono portate in questo ospedale. Noi non abbiamo comunicazione con il posto medico avanzato. Vi daremo tutte le informazioni appena entro in ospedale, dopo aver dato la prima assistenza al paziente, averli identificati, perché non è che possiamo dire è Bingo Pallino e poi non è, e quindi vorremmo dare dei dati certi. Questo ve l'ho detto un'ora e mezza fa e ve lo confermo adesso. Da un'ora e mezza fa non è successo niente. Allora. Nel senso che hanno estratto sei persone, stanno fuciando. Allora si posso. Scusatemi un attimo, per cortesia un attimo di attenzione. Sono il dottor Albani, sono il primario del pronto soccorso di Pescara. Io sono in, siamo in collegamento, io e il dottor Spina, responsabile della rianimazione di Pescara, siamo in contatto continuo con i nostri uomini che sono sopra. L'unica notizia che abbiamo certe, noi possiamo dare notizie certe, non chiacchiere come fa la televisione che spara a zero. Noi sappiamo che stanno arrivando ulteriori sopravvissuti in questo pronto soccorso ad ore, potrebbe essere mezz'ora, un'ora o tre ore. Perché questa differenza di orario? Perché c'è nebbia, perché i voli notturni, gli elicotteri del 118 non possono volare,
c'è un elicottero che è attrezzato al volo notturno, con volo cioè strumentale, che sta provando a portarli giù con l'elicottero. Se non ci riesce l'elicottero dovranno arrivare con le ambulanze, sono già 4 ambulanze pronte a partire. È chiaro che se partono le ambulanze ci metteranno 2 ore, viste le condizioni della strada. Se arriva l'elicottero ci metterà 20-25 minuti. Non lo sappiamo ancora noi, perché non lo sanno neanche loro se riescono a caricarli o no sull'elicottero. Non sappiamo i nomi, non sappiamo il sesso, non sappiamo il numero. Ma non è che noi ci divertiamo, non è che noi ci divertiamo a dirvi, noi capiamo la vostra angoscia, noi siamo a 48 ore anche noi, non chiaramente la vostra angoscia, noi siamo qui da 48 ore pronti a intervenire. Siamo tutti pronti, appena arrivano i pazienti, appena li abbiamo identificati, stabilizzati, abbiamo l'ordine tassativo di comunicare alla direzione sanitaria i nominativi. Non abbiamo i nominativi. Perché non siamo così folli da non comunicare una notizia così bella che c'è un bambino salvo. Sei un matto, sei un pazzo a non dirvi c'è un bimbo salvo. Abbiamo notizie frammentarie, non possiamo dare una notizia a una famiglia che un figlio è vivo e poi magari invece è deceduto o viceversa. Non dobbiamo avere la certezza matematica che questa persona è viva. Perché io la responsabilità di un genitore, se il figlio è vivo o non è vivo, la voglio guardandolo negli occhi e dirgli la verità. Non chiacchiere, perché non le so. Chiedo scusa, 3 ore fa un altro direttore sanitario ci aveva dato altri numeri ufficiali di 6 persone, di cui 5 in buono stato di salute e 1 con dei traumi. Quindi ha specificato persino la situazione. Era ufficiale quella? Era una notizia che è arrivata dal posto sopra, che nel corso delle ore è cambiata. Apposta diciamo noi li hanno rimessi sotto, li hanno rimesso? No, siamo i numeri, dovrebbe essere quelli. Il numero degli adulti, dei bambini, varia da voi perché non sanno neanche loro. E c'era specificato anche 4 bambini, tutti salvi. Non si sa. Ma non era ufficiale allora? Non era una notizia ufficiale. Il problema, nel momento in cui ci danno la notizia, sono stati estratti. Probabilmente, a noi dicono sono stati estratti, probabilmente li stanno estraendo. Ma questi sono dati solo di Pescara, questi dati, giusto? Ma che voi sappiate, tutta l'organizzazione si appoggia soltanto al 100% su Pescara o anche l'Aquila, per esempio? Scusate, allora, se posso... di tutta l'emergenza, in poche parole. Spina, il primario della rianimazione. Allora, vengono centralizzati su Pescara. Noi abbiamo le certezze, come ha detto il mio collega Albani, e dobbiamo avere delle certezze assolute. I nominativi, la tipologia dei pazienti, attualmente non la conosciamo. Stiamo aspettando con l'elicottero della Guardia Costiera, con i nostri rianimatori sopra, o le ambulanze con il 118 e i medici che accompagnano questi pazienti, per poterli accogliere in pronto soccorso e sapere chi sono e trattarli. Ma 4 ore fa, il direttore, non l'Iene o la Striscia la Notizia, il direttore, ok, perfetto. C'era stata data ufficialmente ai canali ufficiali. Adesso andiamo indietro come il gambero, cioè su queste cose delicate. Allora, lì... la notizia adesso non la smentiamo. Scusate, allora... No, è da 6 a 3. Da 6 a 3. I nostri parenti, mia figlia, mio genere, un bambino di 7 anni, la ricordo, mi chiedono come si chiamano, giusto? Si chiami chi? Si chiami Carlo? Certo. Oh, allora, ma non ce l'hanno detto. Ma voi sapete come stiamo noi? Se noi sapessimo noi che non le metto, non ve lo diciamo.